Buongiorno a tutti, mi chiamo Ennio Campagna e lavoro in Rivoire da più di 30 anni e quindi da più di 30 anni mi occupo di gas refrigeranti. Voi oggi vedete un nuovo marchio che è il marchio Nippon Gases. Mi presento un attimo perché sicuramente o difficilmente conoscerete questa società, è una società giapponese. Noi da 3 mesi facciamo parte di questo gruppo giapponese, quindi non facciamo più parte di un gruppo americano come in passato, ma siamo parte di un gruppo giapponese, una società che ha rilevato tutte le attività di gas industriali della Praxair in Europa, quindi non solo l'Italia ma anche la Spagna, la Germania, la Francia e altri stati dove c'era presenza Praxair, e quindi noi siamo passati in questo gruppo giapponese che è uno dei principali gruppi al mondo di gas industriali con presenze in Asia naturalmente, dove c'è la sede in Giappone, ma anche in Australia, negli Stati Uniti e ora anche in Europa. Come vedete l'acquisizione europea ha avuto un peso notevole perché sono passati da 4,9 miliardi di euro a l'aggiunta di 1,3 miliardi di euro dovuti all'acquisizione di tutte le attività europee della Praxair americana. La Rivoire è presente sul mercato da quasi 100 anni, anzi l'anno prossimo faremo il centenario, festeggeremo il centenario. Noi siamo sempre stati molto presenti sul settore dei gas industriali, ma siamo anche da sempre leader del mercato dei gas fluorurati, il mercato del freddo, che come si diceva prima una volta voleva dire i prodotti CFC come l'R12, il 22, il 502, poi si è passati ad altri prodotti più innovativi fino ad arrivare alla gamma odierna che comprende anche gli HFO, le miscele di HFO. Noi lavoriamo con Chemours, che è la ex DuPont de Nemours, da cui abbiamo una relazione diciamo, di distribuzione prodotti praticamente da sempre, iniziata alla fine degli anni 40, e poi anche con Honeywell e con Daikin. Noi operiamo sul mercato attraverso tutta una catena distributiva di rivenditori, installatori, utenti finali e poi forniamo naturalmente anche i costruttori in tutti i mercati dove si utilizzano i gas fluorurati. Due parole sul regolamento F-Gas, solo per riassumere i punti principali senza andare troppo nel dettaglio perché è abbastanza complesso. Il regolamento F-Gas si basa su restrizioni e controlli sull'introduzione del prodotto sul mercato europeo e qui vediamo ci sono alcuni punti deboli del mercato perché le leggi sono fatte in maniera abbastanza precisa, puntuale, però il controllo non viene fatto in maniera altrettanto puntuale, per cui il discorso di controllo delle introduzioni di prodotto, delle importazioni da mercati extraeuropei non è fatto in maniera così precisa. Le restrizioni su nuovi sistemi invece direi che funzionano meglio perché è più facile verificare se un prodotto che non ha più requisiti viene utilizzato sul mercato e qui abbiamo come esempio una scadenza importante perché dalla fine di quest'anno sarà vietato utilizzare negli impianti nuovi tutti i gas che superano i 2500 di GWP, quindi questo sarà l'ultimo anno in cui si potrà usare liberamente il 404A, anche in manutenzione per gli impianti superiori a circa 10 kg. Questo va sottolineato perché non tutti magari considerano la cosa, visto che attualmente il 404A si trova ancora, ci sono ancora parecchi impianti, negozi, supermercati, anche impianti industriali che utilizzano questo gas e quindi bisognerà considerare che dal prossimo anno ci saranno fortissime limitazioni. Poi la proibizione e l'uso di manutenzione è quello che vi dicevo, direi che è il punto più importante. Questa è la curva di riduzione dei gas. Non è fatta in base alle tonnellate effettive vendute, ma è fatta per tonnellate CO2 equivalenti, cioè sono le quantità effettive di prodotto ma moltiplicate per il GWP del singolo prodotto.
Quindi vedete che abbiamo già fatto un gradino molto brusco di discesa e questo ha portato all'introduzione di nuovi prodotti AGWP più basso, ha portato sicuramente a un calo di utilizzo dei gas che hanno un elevato effetto serra come 404A e 507, ma anche si è cominciato a ridurre dove è possibile il 410, il 407C e altri prodotti. Perché sarà indispensabile ogni volta che c'è un gradino di riduzione previsto dalla Comunità Europea avere una riduzione dell'immissione di prodotto in CO2 equivalenti. Quindi fino al 2030 ci sarà questa scaletta di riduzione fino ad arrivare al 21% delle quote rispetto alla quota base. Le restrizioni di uso dei nuovi sistemi sono queste, quindi vedete che sottolineo solo le più importanti, che sono quelle degli impianti fissi di refrigerazione, cioè dal 2020 sarà vietato utilizzare tutti i prodotti superiori a 2500 di GWP e per quanto riguarda invece gli impianti centralizzati per uso commerciale, cioè in pratica i grandi supermercati con capacità superiore a 40 kW, dal 2022 il limite passerà a 150 con l'eccezione del fluido primario utilizzato nei sistemi in cascata, che nella maggior parte dei casi è 134A, anche se vedremo che ci sono dei gas che hanno un GWP più basso e potranno sostituire il 134A anche in questa applicazione tipica dei sistemi in cascata. Per la manutenzione, ve l'avevo già accennato, ma lo vedete qui scritto, cioè il 404A vergine, cioè il 404A nuovo, si potrà utilizzare solamente nei piccoli impianti con carica inferiore a 10 kg. Alcuni l'avevano interpretato o pensato in maniera diversa, cioè io posso fare l'aggiunta di 10 kg in un impianto. Non è così, perché è vietato anche fare l'aggiunta di un chilo o anche di meno se l'impianto di targa è superiore ai 10 kg. Se un impianto di targa ha 20 kg di carica, noi non possiamo aggiungere neanche un chilo, perché quello che conta non è quello che si aggiunge, ma è la capacità in chili dell'impianto e deriva da questa indicazione che è dovuta alle 40 tonnellate di CO2 equivalenti che prevede la legge, che vengono divise per il GWP, che essendo circa 4.000 fa circa 10 kg. Poi esattamente circa 10,2 kg, comunque diciamo 10 kg per capirci meglio. Però quello che fa testo è quello che c'è sulla targhetta dell'impianto come carica o sul libretto impianto, non è quello che si va ad aggiungere. L'altra cosa importante che ha introdotto il regolamento F-Gas è un controllo delle perdite abbastanza frequente e che quindi dipende dalla dimensione dell'impianto, dalla dimensione della carica dell'impianto, e poi dipende anche se ci sono dei sistemi di controllo installati, quindi come dei sistemi di rilevazione perdite. Le indicazioni non sono date in chili ma sono date in tonnellate a CO2 equivalenti, mentre la vecchia normativa le dava in chili, si parlava di 3 kg, di 30 kg. Questa giustamente viene data in CO2 equivalenti perché in questo modo ogni prodotto può rientrare in questa casistica, basta dividere le tonnellate CO2 equivalente per il GWP del gas. Faccio sempre il solito esempio del 404A, dividendo questo per il GWP vengono da 1,3 kg a 12,7 kg, per esempio in questa fascia, dove se ci sono dei sistemi di controllo installati va fatto un controllo ogni 24 mesi, senza sistemi installati, che diciamo che è la maggior parte dei casi, è una volta l'anno. Se aumentano le quantità deve aumentare la frequenza dei controlli, quindi c'è questa fascia dove il controllo ogni 6 mesi e quest'altra fascia ogni 3 mesi. In pratica il controllo, cioè delle fughe dell'impianto, permette di fare i controlli nel doppio del tempo, anziché 3 mesi diventano 6 mesi e così via.
Quale può essere il contributo degli HFO nella riduzione dell'effetto serra, che è la cosa più importante, è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere per poter avere il gas sufficiente seguendo quello che è la scaletta di riduzione dei gas serra. La cosa più importante è l'introduzione quindi di nuovi prodotti con un gas serra, con dei gas con un potenziale riscaldamento globale, cioè dei gas che hanno un effetto serra estremamente basso. Si sono individuati questi gas in alcune molecole con il doppio legame carbonio-carbonio, che è una differenza sostanziale rispetto alle vecchie molecole che avevano tutti legame carbonio-carbonio singoli. L'introduzione del doppio legame carbonio-carbonio rende la molecola meno stabile se emessa in atmosfera, quindi la vita media si abbassa e si riduce drasticamente quello che è il GWP, quindi il potenziale del riscaldamento globale. Per cui molecole di questo tipo, come l'1234YF o l1234ZE, che poi come molecole assomigliano molto al 134A, hanno praticamente un carbonio in più, poi hanno sempre 4 atomi di fluoro e 2 di idrogeno, quindi la differenza è solo un carbonio in più rispetto al 134A. Solamente aggiungendo questo carbonio col doppio legame, il GWP passa da 1430 a 4, 6. Con la nuova normativa probabilmente questi due prodotti saranno classificati con un GWP di 1. Quindi con il doppio legame scendiamo di 1000 volte quello che è il danno che fanno all'effetto serra. Allora, queste sono due molecole base sulle quali poi si sono andate a costruire i nuovi refrigeranti, quindi andando a fare delle miscelazioni per ottenere le migliori proprietà per le varie applicazioni. Queste due molecole infatti sono interessanti però solo per particolari applicazioni, perché hanno un punto di ebollizione che non è abbastanza basso per coprire tutta la gamma della refrigerazione e poi hanno anche una capacità frigorifera che non è molto elevata. In pratica l'YF viene utilizzato esclusivamente, se non qualcuno che ha fatto alcuni test, alcune prove su dei chiller, però direi quasi esclusivamente nel settore automobilistico, quindi ha sostituito il 134A nella climatizzazione delle auto. Invece lo ZE, che è un isomero dell'YF, cioè ha gli stessi tipi di atomi, lo stesso numero di atomi, cambia solamente posizione. Vedete, sono solo questi due atomi, idrogeno e fluoro, che sono invertiti di posizione. Solo invertendo di posizione questi due atomi si ottengono dei vantaggi e degli svantaggi. Allora, il vantaggio è che la molecola che qui era infiammabile, anche se a bassa infiammabilità, qui diventa non infiammabile, anche se poi vedremo che anche questo è classificato a 2L, però ci sono diverse normative, per cui secondo la normativa SRAE anche questa è leggermente infiammabile, sono tutte e due a 2L, però per la normativa europea questa non è infiammabile, quindi è un grosso vantaggio dal punto di vista dell'applicazione del prodotto. Uno svantaggio invece è che questa molecola ha un punto di ebollizione che è più alto rispetto all'YF e una capacità frigorifera più bassa, quindi dal punto di vista della refrigerazione è migliore l'YF che non lo ZE, però questo ha il vantaggio della non infiammabilità. Quindi, come vi dicevo, con questi prodotti si sono fatti delle miscele, si sono trovate tante combinazioni, miscelandole con prodotti, se possibile, con un GWP non molto elevato. In particolare il composto più utilizzato da miscelare con questi HFO è l'R32, che ha un GWP che è circa 700, che quindi è abbastanza basso. A volte ci sono altri componenti, a volte con un GWP un po' più alto, ma che servono per ottenere determinate proprietà. Le miscele proposte fino ad ora sono non infiammabile, cioè di classe A1, e questo è stato un po' il requisito principale del mercato. Il mercato voleva dei prodotti per sostituire i vecchi
soprattutto 404A e 507, ma anche 134A. Sono compatibili con i materiali utilizzati dagli impianti e con gli attuali lubrificanti di tipo POE. Operano pressioni simili per poter essere utilizzati anche nei retrofit, quindi non dare problemi quando uno va a fare una sostituzione. Devono avere prestazioni simili come capacità frigorifera, resa energetica. Se possibile, dal punto di vista della resa energetica, cioè il COP, devono anche essere leggermente migliorativi, perché se vogliamo fare qualche cosa che è importante dal punto di vista ecologico, non solo bisogna guardare al gas, ma bisogna guardare anche alla sua resa. E quindi, se possibile, si cerca di offrire dei sostituti con un COP migliorativo. Sono adatte al retrofit degli impianti frigoriferi. E l'altra cosa importante, ma questo è, diciamo, ormai una cosa fatta per i prodotti di questo tipo, sono omologati dalla maggior parte dei costruttori di compressori e anche di componentistica. Vediamo ora per gli impianti esistenti cosa si può fare. Partiamo quindi dal 404A, che è il gas più importante da eliminare sul mercato. Perché? Più importante perché è quello che, tra quelli con GWP elevato, è presente in quantitativi più alti. Ci sono anche altri gas, tanto così per completezza, che hanno un GWP molto più alto, pensiamo all'R23, però quello è un discorso differente, prima di tutto perché se ne vendono molto molto meno, forse un centesimo di quanto se ne vende di 404A, forse anche di più di un centesimo. Ma soprattutto, essendo un gas che è indispensabile per le bassissime temperature, può usufruire di quella che è quel codicillo, diciamo, della norma DEF gas, che dice che sotto i meno 50 si può usare anche un gas ad alto GWP. Quindi viene salvato da questa indicazione di legge. Quindi torniamo al 404A. Cosa si potrà fare nei prossimi anni? Allora, si potrà utilizzare 404A rigenerato, perché l'F-Gas lo prevede, e lo prevede fino al 2030. Quindi noi avremo più di 10 anni di tempo per utilizzare il 404A rigenerato, a condizione però che ci sia, quindi che venga recuperato dagli operatori, che venga mandato a un centro di rigenerazione, che venga rigenerato e che venga rimesso sul mercato. Purtroppo, se le cose stanno andando come oggi, solo una piccolissima parte del prodotto viene recuperato e rigenerato, direi meno del 5%, quindi questa è un'opzione interessante, ma potrebbe diventare più concreta se per caso si recuperasse di più nei prossimi anni e si rigenerasse di più. L'altra possibilità, invece, più importante a livello numerico, è quella di utilizzare nuovi prodotti, che tra quelli non infiammabili, perché per i retrofit parliamo solo di prodotti non infiammabili, le alternative sono tre: 448A, 449A e 452A. Questi sono i tre gas che si giocano un po' questo mercato del 404A. Vediamo i primi due, che sono poi abbastanza simili. Questi hanno la caratteristica di avere un utilizzo comunque a lungo termine, non ci sono divieti previsti all'orizzonte, una buona stabilità dei prezzi rispetto agli altri, perché la stabilità del prezzo è funzione del GWP. Qui il prezzo sono quelli che hanno un GWP alto, perché quando manca la quota di prodotto da immettere sul mercato, subito aumentano i prezzi dei prodotti in maniera proporzionale a quello che è il GWP, perché il GWP è una limitazione per i produttori e anche per gli importatori di gas. Quindi, quando mancano le quote, i primi ad aumentare di prezzo e quelli che aumentano in maniera più sostenuta sono i gas con il GWP più alto. Poi la maggiore efficienza energetica, abbiamo miglioramenti del COP dal 5 al 10%, il minore impatto ambientale, che è il motivo principale per cui sono proposti, l'effetto serra è ridotto di quasi tre volte,
quindi si passa da circa 4.000 a meno di 1.400 di GWP. C'è poi il terzo prodotto, il 452A. Questo sembrava un prodotto di minor interesse, però si è visto che in questa prima fase ha giocato un ruolo importante nei retrofit, perché è abbastanza simile agli altri due, però ha un GWP più alto. Per questo motivo all'inizio era stato un po', diciamo, considerato come prodotto di minore importanza, perché ha un GWP superiore a 2000, sotto i 2005, quindi consentito, ma superiore ai 2000. E questo poteva sembrare un po' una limitazione. Oltretutto GWP più alto porta di conseguenza anche un prezzo un po' più elevato. Però si è visto che questo prodotto in alcuni sistemi è indispensabile o altamente raccomandato. Per esempio i sistemi con compressori ermetici che lavorano in bassa temperatura, quindi X404 bassa temperatura, perché gli altri due prodotti che abbiamo visto prima, 448 e 449, hanno temperature di scarico che sono più alte del 404A, non esageratamente alte, cioè quindi vanno bene finché le temperature non sono particolarmente basse. Soprattutto il rapporto di compressione non è particolarmente alto, perché conta anche poi la condensazione in questo caso. Invece il 452 lavora praticamente come il 404A. Tra l'altro ha anche una portata di massa abbastanza simile, per cui non richiede neanche nei sistemi a capillare cambiamenti di capillare. Si mette al posto del 404A, si toglie uno e si mette l'altro. Quindi è un gas abbastanza facile da utilizzare e ha buone prestazioni. Un'altra cosa è consigliabile sempre per il problema delle temperature più basse in temperatura di scarico del compressore, quando siamo su temperature ancora più basse di quello che è lo standard della bassa temperatura, anche meno 35, meno 40. Noi abbiamo alcuni nostri clienti costruttori di macchine particolari che l'hanno utilizzato anche a meno 55, quindi si può andare a sfruttare le proprietà di questo gas per andare anche abbastanza bassi di temperatura, anche oltre quelle che sono le temperature normali di esercizio. Poi i sistemi con rapporto di compressione elevato, quindi che magari non vanno in temperature estremamente basse, ma hanno condensazione molto alta, che poi l'effetto, anche questo, si ripercuote sulla temperatura di scarico. Esempio, i trasporti refrigerati, perché nei camion refrigerati si condensa molto alti e quindi anche qui c'è il rischio di uscire dal compressore a temperature magari di 120, 130, 140 gradi. Quindi andare al di sopra di quelli che sono i limiti previsti per il compressore e anche sono dei limiti di vita del lubrificante, perché il lubrificante si deteriora prima e quindi poi alla fine può dar problemi al compressore dovuti al deterioramento del lubrificante. Quindi in tutti questi casi, compressori ermetici, trasporti refrigerati, temperature molto basse, nonostante il GWP che è più alto rispetto al 448 o 449, consigliamo appunto il 452A. Una cosa che è importante fare, che contribuisce alla riduzione dei gas serra, è la programmazione dei retrofit, perché i retrofit, soprattutto nelle catene dei supermercati, vanno programmati con un certo anticipo e ormai direi che siamo arrivati un po' lunghi, perché bisognava cominciare a fare questo lavoro qualche anno fa. In altri stati, come in Francia e in Germania, si è partiti prima. In Italia, come spesso accade, si cerca sempre di sfruttare l'ultimo momento per fare tutti i lavori. Il problema sarà che entro la fine di quest'anno gli impianti a 404A bisognerà comunque convertirli, perché, come vi dicevo prima, non sarà più possibile fare i rabbocchi. E allora, al momento in cui mancherà gas, bisognerà fare velocemente, in fretta e furia, un retrofit, quando magari non è il momento opportuno per farlo, perché non è il periodo giusto dell'anno per fare il retrofit nel supermercato, perché ci sono altri lavori da fare e così via. Quindi questo dovrebbe essere un anno chiave per almeno gli impianti di una certa importanza
retrofittarli tutti. I retrofit si possono fare con i nuovi prodotti, direi che per le applicazioni tipiche del supermercato, dove non abbiamo compressori ermetici e dove le temperature non sono estremamente basse, gas come 448 e 449 vanno bene, è inutile andare sul 452. L'altra cosa che può dare un contributo alla riduzione dell'effetto serra è il recupero del prodotto esausto dall'impianto, che potrà essere rigenerato. Se serve all'operatore, può anche essere restituito, rigenerato all'operatore, altrimenti verrà rimesso sul mercato dopo che è stato rigenerato. E la disponibilità del rigenerato dipenderà dal grado di recupero del prodotto. Quindi il ciclo rigenerazione e smaltimento diventa fondamentale per avere del prodotto in più da utilizzare sul mercato e anche eventualmente per fare i rabocchi per quegli impianti che per dimenticanza, per mancata programmazione non sono stati retrofittati alla fine di quest'anno. Cioè, supponiamo qualcuno che abbia un impianto grosso che non ha retrofittato, che si trova a dover fare una ricarica. In questo caso l'unica soluzione è trovare del rigenerato. Noi facciamo questo servizio di rigenerazione, quindi chiamateci pure se avete bisogno di recuperare del prodotto, che noi possiamo comunque offrire tutto questo tipo di organizzazione di servizio. Veniamo ora a considerazione sulla refrigerazione commerciale. Le alternative sono, per i locali aperti al pubblico, per i locali non accessibili al pubblico, perché anche in questo caso bisogna distinguere, perché lo distingue la legge, perché la refrigerazione commerciale si intende locali aperti al pubblico. La cella che c'è nel retro del supermercato per la conservazione dei prodotti alimentari è un locale non accessibile al pubblico e quindi non rientra in queste restrizioni dell'F-Gas. Le riassumo, quindi se si tratta di banchi singoli queste sono le limitazioni del GWP, sui centralizzati invece bisogna dividere i due tipi di impianti, gli impianti medio-piccoli e gli impianti grandi, i famosi 40 kW che fanno un po' da divisione tra l'impianto medio-piccolo e l'impianto grande. Su quelli medio-piccoli il limite è 2500, quindi tutti i prodotti che abbiamo visto prima potranno essere utilizzati anche per gli impianti nuovi, per il retrofit sicuramente anche per i sistemi grandi, perché per il retrofit qui si parla solo di nuovi impianti. Per quanto riguarda gli impianti nuovi invece è importante sottolineare che un prodotto tipo 448 o 449 si potrà ancora usare dopo il 2020 per fare il retrofit. Per gli impianti invece grandi, impianti centralizzati, il limite dal 2022 diventerà molto basso, 150, e quindi qui è direi inevitabile utilizzare un gas come l'anidride carbonica, sia in trascritico che in cascata, le due opzioni. Se in cascata abbiamo la possibilità di usare un gas per il circuito primario, cioè il circuito che va a condensare la CO2, basta che sia inferiore a 1500. Quindi il 134A andrebbe già bene. Meglio ancora sarebbe un gas come il 513, che ha un GWP che è circa 500, quindi molto più basso. Meglio ancora se si utilizzasse un gas come lo ZE, che ha un GWP di 6, che anche questo è stato sperimentato su un supermercato, quindi è stata già fatta un'installazione, dove con lo ZE si va a condensare la CO2. Quindi avendo poi un supermercato in cascata ma con un impatto praticamente zero. Per quanto riguarda invece i locali non accessibili al pubblico, cioè celle frigorifere, quindi sia dei supermercati ma anche delle industrie alimentari e così via, il limite è 2500, quindi queste sono le opzioni. Al posto del 404A noi possiamo mettere il 448 o il 449, che sono abbastanza simili come funzionamento e anche come GWP sono abbastanza simili, sono entrambi poco sotto i 1400. Oppure, come vi dicevo prima, sostituto del 134A.
513A. Per i locali invece aperti al pubblico, al posto del 404A ci sono opzioni differenti, perché siamo nel settore commerciale, il limite dal 2022 diventerà 150 e quindi qui le possibilità sono molto più ristrette e soprattutto si va su prodotti infiammabili. Allora, oggi sui banchetti piccoli si utilizza il propano, per esempio, R290, che è un A3, A3 significa altamente infiammabile e quindi bisogna avere determinate precauzioni e poi siamo vincolati dai 150 grammi massimo di carica. Sono stati presentati altri due prodotti, qui ne citiamo il 454C e il 455A, che sono due A2L, quindi sono infiammabili ma molto meno infiammabili del propano. Vedremo che sarà possibile utilizzare cariche più elevate e il GWP è sotto i 150, quindi si potrà utilizzare nella grande distribuzione. Sui centralizzati, per quanto riguarda i locali aperti al pubblico, ci sono anche altre possibilità. Vediamo che per esempio sulle celle di temperatura normale c'è un gas anche come il 407H, che non è un HFO, quindi non lo mettiamo nella famiglia degli HFO, però a 1495 di capacità frigorifera è un buon gas per la temperatura normale, ha dei limiti sulla bassa temperatura dovuta alle temperature di scarico. Dove siamo in bassa temperatura invece è consigliabile utilizzare uno di questi due. Sugli impianti centralizzati sopra 40 kW l'abbiamo già detto, quindi c'è il sistema in cascata e il sistema trascritico. Qui vediamo un sistema per esempio in cascata dove ci sono le due alternative al 134A, una a GWP basso e l'altra a GWP bassissimo. Tra l'altro questo valore dovrebbe diventare 1 con la nuova revisione, quindi è pari a quello dell'anidride carbonica. Vediamo adesso il futuro dei refrigeranti un po' per applicazioni. Allora, chillers e pompe di calore. Abbiamo degli impianti a pressione molto bassa, praticamente utilizzano dei refrigeranti quasi liquidi a temperatura ambiente. È una tecnologia che è sviluppata solo da poche case costruttrici. Attualmente, in passato si utilizzava l'R123, in un passato ancora più remoto l'R11, oggi l'alternativa è l'R1233ZD. Sono sistemi centrifughi che lavorano praticamente sotto il punto di ebollizione. Per quanto riguarda invece la media temperatura, cioè 134A, abbiamo già citato un prodotto sostitutivo del 134A che è il 513A. Faccio notare l'inizio della parte numerica che inizia per 5. È un prodotto quindi azeotropico, perché quando si parla di refrigeranti della serie 500, la serie 500 indicano i refrigeranti azeotropici. Cioè sono refrigeranti che non hanno glide, non smiscelano e quindi sono più facili da utilizzare. Poi abbiamo altri due che sono due HFO puri, quindi sono lo Z e l'YF. Anche questi naturalmente non smiscelano, ma perché sono prodotti puri chiaramente. Questa è una miscela, però si comporta come un prodotto puro. Se andiamo su pressioni un pochino più elevate, cioè pressioni diciamo intermedie, noi avevamo il 407C, abbiamo altri due prodotti della serie sempre 407, 407F e 407H. Quindi si utilizzano entrambi, c'è ancora anche del 407C. Diciamo che il 407C è più utilizzato nel settore dei chiller. 407FH hanno anche alcune applicazioni in refrigerazione, oltre che nei chiller, però a temperatura normale o non troppo bassa. Se andiamo invece su gas per pressione più elevata, come il 410,
Qui abbiamo come sostituti diverse opzioni al momento. Quella più utilizzata al momento è l'R32. L'R32 è un componente del 410, quindi è un gas che è monocomponente, non è una miscela. È stato già utilizzato e viene utilizzato per molti tipi di condizionatori split, è partita la Daikin, ma poi anche molte altre società hanno utilizzato il 32 per i condizionatori split. Al momento viene impiegato soprattutto per gli split, perché è abbastanza difficile avere compressori componentistica per impianti un po' più grossi. Quindi è solamente su split, si è partiti col monosplit, magari si andrà sul dual, è più difficile che si vada su macchine più grandi. Sono stati poi brevettate altre due miscele che sono abbastanza simili al 32, sono sempre A2L, vedete con questo colore abbiamo indicato gli A2L, però sono migliorativi rispetto al 32 perché hanno temperature di scarico che sono un po' più basse e infiammabilità che è anche leggermente più bassa. Quindi questo porta a un utilizzo un po' più semplice da parte di alcuni operatori, tanto è vero che questi due stanno per essere considerati, questi due prodotti, anche come alternative del 410 nei chiller, quindi su macchine di grande potenza e non solo negli split come nel caso del 32. Poi c'è una miscela di cui non possiamo dire molto perché in effetti poco è stato divulgato, che è una miscela dichiarata non infiammabile, è il 466, che è una miscela che è presentata da Honeywell, che è chiamata anche N41 e dovrebbe essere un sostituto del 410, ma ci sono alcuni punti ancora da chiarire per sapere come potrà essere utilizzata questa miscela. Diciamo, il dato fondamentale è che non è infiammabile la miscela, però non abbiamo ancora dei dati prestazionali per sapere se potrà avere successo o meno. Tornando alla media pressione, qui abbiamo i vari prodotti dove vediamo che la differenza per esempio tra il 513 e gli altri è che il 513 o l'XP10 della Chemours, con il marchio della Chemours, è che questo è l'unico prodotto che può fare da drop-in, cioè può essere inserito in un vecchio impianto di 134A senza cambiare praticamente niente. Prima di tutto perché è infiammabile e poi perché ha anche caratteristiche chimico-fisiche molto simili al 134A. Ha poi la stessa capacità di refrigerazione, lo stesso COP e il GWP che è meno della metà del 134A. Quindi questa è la scelta più semplice per i retrofit del 134A. Questi altri prodotti possono sostituire il 134A, ma non nel caso del retrofit. Uno può fare un impianto simile a un impianto del 134A, ma con tutti gli accorgimenti che servono per un gas infiammabile e soprattutto anche tenendo conto delle prestazioni che sono diverse. Per esempio lo ZE ha una capacità frigorifera che è inferiore del 20-25%, il COP in alcuni casi è anche superiore, ma il punto critico è la capacità frigorifera. Per cui va riprogettato completamente l'impianto, cioè a parità di potenza frigorifera bisogna utilizzare un compressore con maggiore spostamento volumetrico, quindi il compressore deve pompare di più. Ed è una buona soluzione lo ZE soprattutto in impianti di alta capacità, quindi con alti flussi di gas, come per esempio quelli con compressore centrifugo. Infatti le prime applicazioni come chiller sono state fatte tutte con compressori centrifughi. L'YF in teoria potrebbe avere delle applicazioni simili allo ZE, però questo è classificato non infiammabile secondo la normativa europea. Questo, pur essendo A2L come lo ZE, è infiammabile, quindi è un punto a sfavore che pesa nell'applicazione industriale.
Per quanto riguarda l'altra pressione, abbiamo lo stesso confronto dei quattro gas che abbiamo visto prima, ma ci sono molti punti di domanda sul 466 perché non sono ancora stati divulgati i dati caratteristici del prodotto. Quello che sappiamo è che contiene un prodotto nuovo, una molecola nuova, che è un trifluoro iodio metano, che non è mai stato utilizzato in refrigerazione e quindi bisognerà verificare le caratteristiche di questa molecola nell'impianto di refrigerazione. Quindi la novità è che questo prodotto potrà sicuramente essere molto interessante perché sarà classificato A1, anche se questo è in fase di definizione. Il vantaggio di questo prodotto è dato da questa molecola, però questa molecola va ancora studiata per bene perché è quella che sicuramente ha portato a un abbassamento del GWP, è una resa buona e non è un'infiammabilità. Se dovesse essere sviluppato potrebbe andare a coprire quella gamma d'applicazione che è superiore allo split. Potrebbe andare sui VRF, rooftop, chillers, diciamo di media capacità, mentre per l'alta capacità probabilmente prodotti come lo ZE sono ancora il meglio. Ecco, un'altra cosa. Allora, la cosa importante anche da dire è che questo gas non è ancora disponibile, sono state iniziate alcune campionature ai costruttori e non sarà disponibile neanche per piccole quantità fino alla fine del 2019. Poi sarà necessario che tutti i costruttori terminino le prove con nuovo gas, sicuramente sarà dato ai nuovi impianti e non per retrofit dei vecchi impianti, viste le caratteristiche del prodotto. C'è il dubbio delle compatibilità materiali di questa nuova molecola. Bisognerà anche verificare bene, prima che venga immessa in maniera massiccia sul mercato, se esistono problematiche di impatto ambientale. E poi c'è il dubbio del prezzo, perché i gas base iodio dovrebbero avere un prezzo più elevato dei gas base fluoro e quindi... Un'altra cosa fondamentale per l'immissione sul mercato sarà capire cosa potrà costare questa miscela, perché ormai è vero che ci si è abituati a prezzi molto elevati, però ci sono dei limiti per cui bisognerà capire se il mercato accetterà un prodotto di prezzo ancora più alto. Facciamo un discorso adesso sulle infiammabilità. Il perché dei refrigeranti infiammabili vado velocemente perché l'abbiamo già detto, quindi in pratica limitare il riscaldamento globale, limitare i refrigeranti ad alto GWP perché questi gas, 5 minuti sì, vado veloce, e poi anche avere un compromesso tra GWP e infiammabilità, perché i prodotti altamente infiammabili come il propano hanno tantissimi limiti applicativi, i prodotti non infiammabili a un GWP alto, qui si è cercato un compromesso tra i due. Quindi direi saltiamo magari la parte combustione, ecco solo vi cito le differenze tra le classi, esisteva prima la classe 2, la classe 3 e poi vabbè ci sono i prodotti non infiammabili, si è creata la sottoclasse 2L che praticamente considera una parte di quelli che erano classe 2 a limitata infiammabilità, ma che oltretutto hanno una velocità di fiamma che è sotto lo 0,1 metro al secondo. Quindi non solo hanno un basso calore di combustione, un limite di infiammabilità invece abbastanza alto, ma hanno anche una bassa velocità di propagazione fiamma. E questo è importante perché alta propagazione fiamma vuol dire un impatto esplosivo, come quando capita una scintilla che, con un'atmosfera che contiene metano, si ha un'esplosione molto forte, metano o propano, un idrocarburo. Yes. Le normative di riferimento per questi gas sono le normative ISO internazionali 817. Per la normativa europea c'è la N378 che è importante, che
e i costruttori si stanno studiando per capire quali sono le quantità nelle varie applicazioni. Vado velocemente perché c'è poco tempo. Esistono sulla base di queste normative dei limiti che sono stati calcolati per i sistemi nei quali non c'è una valutazione della dimensione del locale, per cui si passa in questo caso dai 15 grammi dell'R290 del propano a valori che sono attorno a 1,7-1,8 per i gas a 2L, quindi sono valori che sono una decina di volte superiori a quelli del propano. Poi su sistemi invece ancora più grandi si può fare una valutazione del rischio, e facendo una valutazione del rischio è possibile, sulla base di quanto dice la normativa, quindi che adesso non sto a illustrare perché è abbastanza complessa, esaminando questa normativa si può arrivare magari a caricare anche qualche chilo di questi gas a 2L se ci sono gli spazi e se c'è la volumetria per utilizzare questi prodotti. Una cosa anche nuova è che finalmente è uscito un decreto che distingue tra i gas altamente infiammabili e quelli non infiammabili. Questo è un decreto ministeriale del novembre dello scorso anno che dice, è già stato pubblicato quindi sulla Gazzetta Ufficiale, i gas refrigeranti negli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento e di refrigerazione alimentare inseriti in aree TA, dove qui ho notato aree TA sono aree di vendita e esposizione, devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817. Questo vuol dire che vengono esclusi quelli A3, viene escluso il propano. Quindi questa normativa dice che gli A2L possono essere utilizzati, gli A3 no. Come potrebbe modificarsi il mercato dei refrigeranti nel prossimo decennio? Allora, dovremo tenere presente che ci saranno degli anni critici, che sono quelli delle riduzioni delle quote disponibili, quindi 2018, 2021, 2024, 2027, 2030. Il raggiungimento delle quote si potrà ottenere riducendo il GWP medio, riducendo le cariche medie di gas per impianto, riducendo o eliminando le perdite di gas dagli impianti, recuperando o riutilizzando i gas rigenerati. Quindi tutti questi quattro metodi assieme potranno portare comunque a un recupero di quote e ad avere prodotti sufficienti per fornire il mercato. Cosa influenza l'andamento dei prezzi degli F-gas? Perché questo tanti dicono, ma questi prezzi vanno su, vanno giù, sono arrivati a livelli magari troppo alti, poi scendono. Allora, la cosa più importante è il GWP. GWP elevato è quello che ha il maggiore effetto sui prezzi. I consumi elevati, cioè se restano elevati i consumi di questi gas, si crea una tensione sui prezzi e anche questo porta a un aumento dei prezzi sul mercato. Se ci sono alte scorte di magazzino, si riduce la richiesta, quindi il prezzo resta un po' più basso. Un'estate molto calda porta i prezzi alti perché poi manca prodotto per il mercato dell'aftermarket. Gli anni critici, quindi gli anni di riduzione delle quote, fanno aumentare i prezzi. Addirittura abbiamo visto non solo l'anno critico, ma anche i mesi prima della partenza dell'anno critico, perché la gente tende a farsi la scorta prima perché il prodotto potrebbe mancare nell'anno critico. I bassi consumi di HFC possono contribuire invece a contenere i prezzi e poi abbassano i prezzi sicuramente al recupero reclaiming del prodotto perché riducono la richiesta di prodotto nuovo. E poi un fattore che riduce il prezzo di mercato sono gli importi illegali, perché chiaramente riducono quello che è il mercato legale, c'è più prodotto sul mercato, per cui se i prezzi scendono è perché c'è tanto prodotto illegale che sta entrando anche sul mercato, per cui c'è meno tensione sui prezzi. Quindi è qualche cosa di illegale che poi alla fine fa pagare meno il prodotto. Questa è solamente una simulazione molto rapida di come potrebbe andare il mercato con i vari prodotti. Guardiamo solo quelli principali, vediamo il 134A come potrebbe scendere le quantità sul mercato, scenderanno tantissimo anche le quantità di 410 che oggi in quantità è il secondo gas sul mercato, scenderanno ancora le quantità di 400
di 407C più 407H, andranno praticamente a zero le quantità di 404. Alla fine però non ci sarà più un gas che farà grandi quantità sul mercato, perché vedremo che avremo nel 2030 tantissimi prodotti con quantità più bassa e ogni prodotto avrà la propria applicazione. È un po' il contrario rispetto a quello che tanti chiedono, avere un gas, due gas che possono fare di tutto. La tendenza che oggi vediamo è che i gas ad alto applicazioni andranno sempre a diminuire e aumenteranno gas per singole applicazioni che devono trovare il mix magari tra l'infiammabilità, l'effetto serra, il prezzo, la disponibilità sul mercato e così via. Per cui questa è una stima nel 2030 della ripartizione del mercato, dove c'è un grande spazio anche per i gas naturali, quindi CO2 e propano, c'è uno spazio per gli A2L blends con GWP molto basso, lo ZE, l'YF quasi tutto per il settore auto e il 513 450 per le medie temperature, pressioni medio-basse e poi una fetta di prodotti residui, tra cui tra i residui c'è però il 32 che avrà comunque una bella quota. E in questo caso vediamo che però la metà della torta sarà fatta di prodotti con GWP estremamente basso e questo sarà indispensabile per comunque riuscire a coprire le esigenze del mercato. Beh, visto che ho sforato con i termini, vi saluto e vi ringrazio. Bravissimo. Per la partecipazione. Bravissimo ingegner Campagna, ottima presentazione, interessantissima. Ricordo a tutti che per avere le presentazioni che vengono fatte, gli incontri formativi, andando via, scrivete il vostro nome e cognome qua, email, una firma, e noi vi mandiamo tutte le presentazioni che sono state fatte oggi, ieri e l'altro ieri, compreso quello del nostro convegno. Non andate via perché secondo me ci sono anche delle domande. Sicuramente ci sono delle domande. L'argomento è talmente importante che se non ci sono delle domande mi stupirei. Questo incontro è stato organizzato dall'Associazione Tecnica del Freddo, Centro Studi Galileo, e Rivoire è partner Platinum, Centro Studi Galileo. Avete delle domande? Prego. Microfono così. Mi scusi una domanda. Si scusi il suo nome? Paolo Sofentini di Frigomat. Sì, sì. Buongiorno. Allora, buongiorno. L'utilizzo quindi di propano a fronte pubblico sarà, secondo lei, quindi... sì, non per i banchetti singoli ermetici. Per i banchetti singoli ermetici sarà possibile l'utilizzo. Quindi, la tecnica ermetica, il propano rimane una buona soluzione. Sull'ermetico sì, però esclusivamente sull'ermetico. D'accordo, grazie mille. Altre domande? Qualcheduno che vuole sbilanciarsi su questi argomenti così delicati? E importanti soprattutto, più che delicati, non sono molto delicati. A me l'idea di avere tanti refrigeranti non piace, però penso che non piaccia a nessuno. Qualcuno... Vita, però purtroppo questo è il mercato e le esigenze sono diverse, sì. E non c'è un gas che può fare tutto, ma neanche due o tre gas che possono fare tutto. Ho capito. Niente, però i frigoristi come faranno a portarsi dietro all'occasione il job, all'occasione, il job che richiede, sì. Caricano una bombola, sì. Che gli serve. Sì, poi secondo me forse si dividerà ancora di più quello che è la refrigerazione e il condizionamento. Oggi tanti fanno tutto, refrigerazione e condizionamento, sì. Magari ci si dovrà specializzare su un settore. Ho capito. Domande? Non abbiate paura. Potete chiedere qualsiasi cosa. No, ormai siamo abituati, con Inge Campagna facciamo corsi direi 10 volte all'anno all'incirca, quindi sappiamo bene. Prego. Sempre per i gas infiammabili, lei parlava di circuiti ermetici. Se uno ha un compressore tipo un semi-ermetico bicilindro con Dory, è da considerarsi un circuito ermetico? No, il circuito ermetico... e anche con il circuito tutto saldato, non ci devono essere delle prese di gas, delle valvoline, deve essere tutto saldato.
Quindi il compressore, chiamiamolo semi-ermetico, non è un circuito ermetico? Non è un circuito ermetico, sì. Ma non è il compressore di per sé, ma poi è il circuito che fa. Sì. E per esempio la valvola Schrader di carica? Non dovrebbe essere ammessa. Quindi circuito pinzato, diciamo. Pinzato. Pinzato, senza valvolina di Schrader. Sì. Bocchettoni... No, niente. No. Rubinetti. No, se c'è un rubinetto non è più ermetico. Quindi tutto saldato. C'è una definizione bella, giusta dalla Commissione Europea con una circolare. La porta di servizio deve essere, secondo me, cioè che è presente, insomma è ammessa. Io mi ricordo così. C'è una circolare, tutto saldato. Sì. La porta di servizio soltanto sì. è ammessa. Ma non con una valvolina apribile, non con la valvolina, con la valvolina. Sì, può essere pinzata, per esempio, può essere pinzata, ma non la valvolina. Sì. Però c'è proprio una dichiarazione della Commissione Europea con una circolare che magari poi vi giro, magari segnatevi qua e poi me lo ricordate, io vi giro questa circolare che dice esattamente cosa si intende per circuito completamente saldato, completamente ermetico. Ok. Nel senso che ermetico non deve richiedere delle ricariche, quindi se il circuito è tutto saldato non richiede ricarica, a meno che non sia bruciato il compressore e quindi poi bisogna fare un intervento drastico. Tra l'altro questa definizione c'è anche, scusi, c'è anche dentro questa definizione c'è anche dentro la linea guida dell'area, la guida F-Gas dell'area sul sito dell'Associazione Europea dei Tecnici del Freddo, area.